Io sono Monica Vitali, sono una ricercatrice qui al Politecnico in Ingegneria Informatica, lavoro nel gruppo di sistemi informativi, quindi mi occupo di cloud computing. È stata una scelta abbastanza sofferta, nel senso che avevo tante cose che in realtà mi piacevano, quindi alla fine del liceo ho cominciato a pensare a quello che volevo fare, spaziavo da lettere a ingegneria. E alla fine però ho capito che quello che veramente volevo fare era ingegneria. Non so bene come, ma scartando tutte le varie ipotesi sono arrivata a questa decisione e non me ne sono pentita, devo dire. Sono sempre stata sull'ingegneria informatica sin dall'inizio e già era quello che mi ero prefissata e ho continuato in questo percorso. No, in realtà non ho avuto nessun modello particolare, poi i modelli sono venuti dopo, nel senso studiando ho scoperto che c'erano state anche tante donne che hanno dall'inizio dell'informatica hanno lavorato nel campo informatico, sono state le prime programmatrici, quindi poi ho cominciato a scoprire dei modelli man mano, però all'inizio era solamente il percorso di studi che mi interessava senza nessun modello specifico. Allora, in famiglia sono stata incoraggiata perché comunque era un percorso che dà degli sbocchi professionali abbastanza semplici rispetto ad altri percorsi, come per esempio lettere, che richiedono un po' più di fatica per poi trovare un lavoro. E quindi sono stata sicuramente incoraggiata in famiglia e nell'ambiente in cui ero anche abbastanza, nessuno mi ha detto cosa vai a fare. Devo dire che però spesso quando la reazione che si ha quando dico cosa faccio è un po' di stupore spesso, quindi vedo che nella società comunque viene percepita come qualcosa ancora non naturale. Quando dico che sono ingegnere informatico, magari gestionale potrebbe ancora essere considerato normale, però quando dico che sono ingegnere informatico spesso vedo stupore dall'altro lato, come se fosse qualcosa di non comune. E in effetti donne siamo poche, ma non c'è nessuna motivazione particolare per cui non sia un percorso adatto ad una donna. Secondo me è una questione un po' culturale, nel senso che ci sono delle cose che sono ancora percepite come principalmente per uomini o come principalmente per donne. Da fare in questo senso probabilmente c'è poco sulle generazioni che si stanno approcciando adesso alla scelta, perché poi la cultura si cambia col tempo. L'unica cosa che si può fare è mostrare con degli esempi il fatto che in realtà non c'è una predisposizione che è più da uomini o più da donne, è semplicemente un percorso che funziona se si ha una predisposizione che non dipende però dal genere a cui si appartiene, ma che invece dipende dal sul proprio modo di ragionare, dalla propria predisposizione interiore. Allora, il momento forse è più emozionante, che poi in realtà non so se lo è stato, ma sicuramente qualcosa che mi ricordo, è il primo esame. Il primo esame è stato il momento di passaggio, quello in cui ti sfidi e capisci che ce la puoi veramente fare. Quindi quello è sicuramente un momento che ricordo e che ricordo con piacere, perché poi quell'esame è andato bene, quindi sono stata soddisfatta e mi ha dato la spinta anche per continuare dopo. E momenti scoraggianti sono venuti probabilmente durante la carriera universitaria, che però non la carriera da studente ma come ricercatrice, perché è un percorso comunque molto lungo e molto complicato che richiede tanta pazienza e a volte potrebbe essere più semplice decidere di andare a lavorare nell'industria dove gli informatici sono molto ricercati e che comunque è un percorso possibile e gratificante. Per me, che volevo fare la ricercatrice dall'inizio, e la mia scelta è stata diversa, ma ha richiesto molta pazienza e molta costanza.
io lavoro nei sistemi informativi, lavoro nell'ambito del cloud computing. Il cloud computing praticamente è un concetto che consiste nell'avere tanti calcolatori messi a disposizione per tutti gli utenti, senza che però gli utenti sappiano effettivamente dove le loro applicazioni, i loro software vengono eseguiti, quindi possono essere distribuiti geograficamente ovunque. E io in particolare mi occupo anche di efficienza energetica, cioè cerco di lavorare in modo che queste applicazioni che vengono eseguite nel cloud vengano eseguite con il minore impatto energetico possibile, quindi cercando in qualche modo di avere un obiettivo di riduzione delle emissioni, se possibilmente di CO2, quindi anche un modo per eseguire queste applicazioni in modo più sostenibile. Il mondo della ricerca è sempre complicato un po' ovunque, quindi da questo punto di vista sicuramente è complicato sia nel nostro settore che in altri settori più o meno allo stesso modo. Però sicuramente la cosa bella del settore a cui appartengo, quindi l'ingegneria informatica, è che ci sono tanti gruppi e tanta possibilità di interazione con gruppi all'estero e quindi anche poi di iniziare un percorso professionale. A me ad esempio è capitato di stare un anno in Svezia più o meno come professore associato temporaneo, quindi sono stata lì, ho fatto questa esperienza, ho conosciuto questo gruppo e adesso comunque la collaborazione continua, quindi questa è una cosa sicuramente positiva. In ambito accademico il rapporto con l'estero è sicuramente, posso dire senza nessun problema, collaborativo, cioè principalmente si cerca sempre di conoscere quello che fanno gli altri e magari anche di fare qualcosa insieme unendo le forze, quindi trovando in qualche modo un percorso comune. A livello nazionale invece c'è un po' di competizione, non tanto tra i colleghi, perché comunque tra i colleghi c'è molta collaborazione, ma tra ricercatori che cercano comunque di ottenere una posizione più a lungo termine. E siamo in tanti, quindi c'è molta competizione da questo punto di vista, lì sì, però in realtà penso che faccia anche parte di qualsiasi ambiente lavorativo, un po' di competizione che spinge anche a dare il massimo e quindi a migliorarsi da un certo punto di vista. E in realtà secondo me non c'è moltissima differenza, cioè io di base parto dal presupposto che il genere non sia particolarmente rilevante per quasi nessuna cosa, se non qualcosa che sia prettamente fisica, per cui proprio ci sia una differenza oggettiva. E tra l'altro qui al Politecnico, nel mio dipartimento, c'è una quantità, una percentuale di professori a qualsiasi livello, anche ricercatori femminili, abbastanza elevata, quindi in realtà questa differenza di genere non si percepisce tanto. La percepivo di più magari durante la carriera universitaria, quando ero studente, in cui eravamo veramente poche, però questo non mi ha né penalizzata, penso, né in qualche modo favorita da nessun punto di vista. Penso che sia una questione proprio di predisposizione personale più che di predisposizione di genere. Se devo dire qualcosa a chi sta pensando adesso quale percorso intraprendere, quello che mi sento di dire è che in realtà non ci sono delle limitazioni né da percorso di provenienza, nel senso che io ho fatto lo scientifico, ho avuto colleghi che venivano sia dall'industriale con indirizzo informatico, sia dal classico, e in tutti i casi ho visto casi di successo a livello accademico, quindi non c'è niente che possa in qualche modo bloccare una carriera di successo in ingegneria informatica, e quindi non bisogna farsi bloccare da pregiudizi di nessun tipo, bisogna seguire le proprie predisposizioni. Se si pensa che questa sia una carriera che possa in qualche modo rispondere ai propri interessi e quindi alle proprie predisposizioni, appunto, secondo me ha senso e secondo me è quello che bisogna fare.